primi test sembrano confermare la tendenza dei dati di Robbio, che è stato il primo comune che ha sperimentato questo tipo di analisi sierologica, e siamo oltre il 10%, mi hanno detto dal 10 al 15%. Adesso chiaramente sono i primi numeri, quindi ai fini statistici hanno una attendibilità relativa, però ci danno già un'indicazione quantitativa che conferma un trend di infezioni decisamente superiori ai numeri ufficiali, come spesso si è detto anche sui media. Si parla addirittura di numeri 20, 30, 40 volte superiori a quelli che risultano dai dati ufficiali. Questi test li facciamo, non hanno un principale scopo di diagnosi della malattia, ma tendono a capire se una persona è venuta in contatto, è stata infettata dal virus nel corso degli ultimi mesi. Quasi tutti hanno di fatto gli anticorpi a lungo termine, quindi denotano un contagio. Nella maggior parte dei casi, si parla dell'85% dei casi asintomatico, in molti casi con sintomi che sono in qualche modo riconducibili ai sintomi influenzali. Quindi significa che il virus ha sicuramente avuto una diffusione molto più ampia di quella che viene raccontata nei numeri ufficiali, ma nella maggior parte dei casi senza sintomi particolari. Quindi queste persone, adesso si tratta di capire, si possono essere considerate immuni perché hanno sviluppato degli anticorpi e per quanto tempo. Cioè, più che altro il dibattito adesso si sta incentrando sulla durata di questi anticorpi. Sicuramente il CNR parla di qualche mese, ma si pensa che si possa arrivare anche un anno, 2 anni di immunità sulla base degli anticorpi prodotti nel corso dell'infezione. Lunedì faremo i prelievi a domicilio per chi li ha richiesti, quindi avremo anche dei dati relativi alle persone in quarantena, perché spesso noi abbiamo messo persone in quarantena o abbiamo avuto anche i cosiddetti casi clinici, che sulla base dei sintomi riscontrati dai medici sono state definite come probabili casi Covid, ma a cui non è mai stato fatto neanche il tampone. Quindi ci sono persone malate a casa con sintomi da infezione Covid che non hanno neanche un riscontro né positivo né negativo.